Siamo con il presidente della Scuola Edile di Venezia, Pierluigi Pellegrini, perito edile, imprenditore. Prima di tutto, la prima cosa che devo dire è un ringraziamento a nome del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vicepresidente del Formedil, perché la Scuola Edile di Venezia si è prestata per ospitare la prima edizione sperimentale del corso Formedil Mix per preposti. E quindi questi ringraziamenti sono sinceri al Presidente, al Direttore Gobesso e a tutta l'organizzazione. E poi volevamo scambiare due parole sulla figura del preposto, che noi pensiamo che sia importante. Volevamo sentire una persona che è tutti i giorni a fare edilizia e nello scenario attuale, che non è neanche semplicissimo, e capire qual è il tipo di formazione auspicabile per un preposto, intendendo con preposto quella figura che va dall'operaio di mestiere che sta per prendere nuove responsabilità di coordinamento al capocantiere esperto. Quindi questo è il range della figura del preposto. Prego. Sì, grazie al Formedil perché ha dato a Venezia la possibilità di ospitare e quindi far partire anche questo corso che per un imprenditore credo che sia fondamentale che ci siano questi insegnamenti di queste figure che sono per l'imprenditore lo specchio dell'imprenditore. Un preposto, la funzione che deve fare il preposto è quello di organizzare un cantiere, pianificare un cantiere, è quello di pianificarlo in sicurezza, perché la cosa più importante di un'impresa e anche dell'imprenditore è che l'impresa lavori bene, ma lavori in sicurezza. E quindi il corso è importante che sia fatto bene e soprattutto al di là degli aspetti burocratici, degli attestati che deve avere il preposto, ma deve insegnare al preposto di essere attento, di valutare ogni singola lavorazione in maniera attenta anche non solo dal punto di vista costruttivo ma anche dal punto di vista di sicurezza. Sì, in fin dei conti è quello che diceva il Presidente, secondo me, è questa sorta di capacità di progettarsi nella testa il processo di lavoro. Non sia quello che distingue un buon preposto, noi ci abbiamo molto discusso. Quali sono le virtù, le doti del buon preposto, del bravo preposto? Ossia, forse è, oltre al fatto di sapere il suo mestiere, il suo lavorare, eccetera, eccetera, la capacità di prevedere, ossia proprio vedere prima quali potrebbero essere gli imprevisti, i problemi, eccetera, raffigurarseli prima e costruire le condizioni perché non diano problemi. Se questo stesso atteggiamento lo mettiamo anche nella sicurezza, forse abbiamo preso due piccioni con una fava, ossia abbiamo risolto sia i problemi di sicurezza sia i problemi di lavorare spediti. Perché alla fin fine il problema più grosso è fare in modo, se pensiamo alla sicurezza bene e prima, noi pensiamo anche, non che non sia proprio un costo, ma che il costo possa diminuire, mentre pensiamo che se io ci penso dopo, allora diventa un costo. Sì, il preposto deve prima di tutto stare attento lui a organizzare, a pianificare un lavoro in sicurezza. Ma soprattutto deve dare indicazioni a tutte le squadre, ai propri colleghi dipendenti, di affrontare ogni singola lavorazione in sicurezza. E come tutte le cose, se pensate prima, il costo c'è, ma non è come si dice, e soprattutto permette all'impresa di essere un'impresa moderna, di essere un'impresa attenta, di essere aggiornata con il sistema delle lavorazioni, anche perché ormai l'edilizia non è più l'edilizia di una volta, ormai l'impresa è sempre più snella, ha meno dipendenti, più squadre, quindi il preposto deve stare proprio attento a tutte le maestranze e tutte le ditte che entrano in cantiere. Ecco, un'ultima battuta su questo aspetto che per noi è importante. Il preposto in qualche misura è anche un comunicatore, un formatore,
perché nell'edilizia moderna, con poca gente rimasta come dipendente dell'impresa madre, diciamo così, e tanti fornitori e gente che gira in cantiere, una figura capace di educare, adesso uso questo termine, ma per dire formare, dire come si fa, dire i limiti d'uso di certe cose, dire attenzione, e che sia tutto il giorno vicino agli operai è fondamentale, anche perché diciamo, siccome il primo insegnamento è l'esempio, un preposto che sa il suo lavoro e che inquadra bene e sa istradare bene i giovani operai, magari arrivati da poco tempo, non italiani, eccetera, è fondamentale. Quindi c'è anche questo aspetto che una volta era forse meno importante, molti anni fa, e che adesso con l'edilizia multietnica che c'è diventa sempre più importante. Noi lo chiamiamo formatore, ma pensiamo che sia corretto questo termine. Sì, il preposto è un formatore. E la persona più diretta alle maestranze, che siano di nazionalità italiana, ma soprattutto in questo momento ci sono tante nazionalità, e quindi è il filtro che serve proprio per indirizzare queste maestranze, che molte volte sono brave a lavorare, però hanno anche grosse difficoltà di lingua, hanno grosse difficoltà di capire le normative di legge, perché sono abituate a lavorare magari sul paese di origine, quindi con altri metodi di lavoro, e quindi il preposto è la figura che deve proprio cercare di filtrare e aiutare soprattutto queste maestranze di affrontare il lavoro in maniera corretta, in maniera sicura, per permettere quindi anche all'imprenditore di, io dico, dormire un po' più tranquillo, perché purtroppo quando succede una disgrazia in cantiere ci rimette l'imprenditore, ma ci rimette tutta l'impresa.